poche ore l'assemblea, la sua ultima da presidente, con quali stati d'animo ci arriva? Siamo soddisfatti di portare a termine un lavoro che ci ha visto lo scorso anno impostare questo partnership con Generali. Oggi però possiamo anche dire che siamo soddisfatti del fatto che lo scorso anno portiamo all'assemblea il miglior bilancio, diciamo, anche della mia presidenza. A proposito della partnership con Generali, insomma, soddisfatto di come ci si è arrivati e quale futuro prevede per la compagnia cui ha dato tanti anni della sua vita? Generali è talmente in grado di capire l'importanza che il nostro territorio riveste da un punto di vista socio-economico. Cattolica è un'impresa straordinaria, credo che questa partnership darà grande soddisfazione al sistema economico produttivo. Ultima domanda, appunto, tanti anni di presidenza, la sua maggior soddisfazione e magari un rammarico che lascia, se c'è o meno, insomma. No, io sono, diciamo, soddisfatto del percorso che ho fatto. Credo che siamo riusciti a tirar fuori dalle secche questa società che era presa per i capelli, l'abbiamo portata a livello nazionale, oggi a Verona essere la prima realtà che interviene sul suo territorio con tante iniziative, e di questo sono soddisfatto. Anche a quello operativo, anche a quello delle decisioni. Ma certamente, perché la storia di Cattolica non si può cancellare, credo che anche quello che Cattolica ha rappresentato e rappresentava e rappresenta tuttora in questa città, credo che sia una grande opportunità anche per chi viene, e credo soprattutto lo sia il tessuto socio-economico veronese, perché anche il tessuto socio-economico vorrà lavorare in maniera tale che Cattolica sia presente sulla nostra città. Se possiamo, per chiudere, Paolo Bedoni a questo punto che cosa farà da grande? Io, insomma, oggi sento ancora il compito e il dovere di completare soprattutto il ruolo di una fondazione che ha fatto moltissimo in questi 10 anni, ma deve trovare il modo di camminare un po' più autonoma rispetto a vivere solo di Cattolica. Credo che ci siano tutte le condizioni perché questo possa realizzarsi, e il mio impegno ci sarà tutto. Dopo penso che, insomma, da ogni punto di vista sono talmente, come posso dire, ho vissuto talmente intensamente questa città che credo mi metto comunque a disposizione, perché credo Verona si meriti ancora tanto.